Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Amici telespettatori, e la buona serata a tutti voi. Iniziamo con le notizie della settimana, però usciamo fuori dall'ambito regionale e vogliamo trasferirci in una realtà romana per sottoporre alla vostra attenzione quello che con Vito abbiamo analizzato poco tempo fa, ma oggi siamo più convinti del nostro dire. Come uomini di scuola, e questo lo possiamo affermare con ampiezza di vedute, ma anche con una grande capacità critica, che assistiamo ogni giorno che passa a delle risultanze che non stanno né in cielo né in terra. Abbiamo dato l'anima per la scuola e non lo diciamo così senza falsa modestia o perché vogliamo appropriarci di titoli che non ci appartengono. Prima di andare in onda ricevo un messaggio che sottopongo alla vostra attenzione, principalmente come genitori, e poi con Vito lo analizzeremo, consci e responsabili del nostro dire. Ricevo questo messaggio: vietato voti sotto il 5 e una nuova regola in una scuola media. La preside dell'Istituto Romano Visconti ha deciso che non sarà possibile mettere i voti sotto il 5. Ha fatto ciò per vari motivi, ma i professori si sono mostrati contrari, poiché i voti dovrebbero essere assegnati per meritocrazia. Non sarebbe quindi giusto donare questo bonus. Anche il ministro dell'Istruzione è rimasto un po' perplesso riguardo a ciò. Ecco cosa ha dichiarato la dirigente. Troppi studenti abbandonano la scuola per un 4 in pagella, poi un 2 ed un 3 sono difficili da recuperare, questo sarebbe un incoraggiamento. Ma l'incoraggiamento, anche se si tratta di una scuola dell'obbligo, è individuando strategie di recupero, consentendo anche ai soggetti meno bravi, svantaggiati, provenienti da ambienti dove vi è molte volte da lavorarci per poter pensare ad una crescita adeguata. Ma un liceo, una scuola che pensa di essere
all'avanguardia in una determinata città come la scuola di base Visconti, dovrebbe indurci a riflettere. Ieri le telecamere di tante televisioni romane, ma principalmente anche di quelle nazionali, hanno voluto ascoltare il parere di ragazzi di 12, 13, 14 anni, che sicuramente sono avulsi, ma pensano che poter andare a scuola, avere già una promozione assicurata e oggi non avere un voto meno di 5, li incoraggia a vivere il loro dolce far niente. Noi pensiamo di essere molte volte furbi, ma i ragazzi sono più furbi di noi. Percepiscono i messaggi che provengono dal mondo esterno, riescono ad agire di rimando e di conseguenza, anziché avere scuole di qualità, noi abbiamo sempre un livello sempre più basso di formazione. Vedo docenti che si impegnano, che danno il massimo per far crescere i propri ragazzi. Vedersi così, chiudere la porta in faccia, veder vanificato quel loro impegno che i ragazzi sanno già che trattandosi di una determinata scuola che debbono studiare, mi pare che tarpa le ali e faccia sì che, pur trattandosi di scuola dell'obbligo, anziché crescere, diminuiscono di qualità, di efficacia e di efficienza. Proprio per sottolineare questa vicinanza agli insegnanti, tu hai avuto questo messaggio, te l'ha inviato tua figlia. Io 3 giorni fa ho ricevuto non un messaggio ma un'email da un gruppo di docenti che fa capo al cosiddetto gruppo di Firenze, un gruppo di insegnanti toscani, ma non solo toscani, che hanno messo su un forum di discussione tra tutti i docenti, tutto il personale della scuola italiano, che punta appunto a contrastare questa deriva. E proprio 3 giorni fa mi invia questo articolo apparso sulla Stampa con una sottolineatura. Ecco quello che fa, scriveva questo messaggio, la scuola media Visconti, che si trova al centro di Roma, diciamo la Roma, la borghesia capitolina fa capo al liceo Visconti poi successivamente, quindi dove viene su praticamente la classe dirigente del paese, perché i licei prestigiosi italiani si trovano in queste città e il Visconti, poi questa è la scuola media, ma il Visconti lo chiamano anche il Viscontino, ma il Visconti è il liceo che porterà poi agli studi superiori. Ora, e dava queste notizie, cioè che per contrastare la dispersione scolastica si è deciso di non mettere sotto il 5, quindi di abolire il voto negativo per non deprimere psicologicamente i ragazzi, una serie di motivazioni che tu potrai leggere anche da quello che è pubblicato anche sul sito di questa scuola, perché sono andato a vedere sul sito della scuola e praticamente c'è l'intervento della preside che motiva questa sua indicazione. Però io faccio una considerazione, ma si è tenuto conto di quelle che sono le indicazioni che provengono dal corpo docente? Ecco, questo è un dato, vuol dire, ormai però ecco, la riflessione al di là, i docenti si sono trovati spiazzati, così diceva questo commento, ma al di là di questo, che è qualcosa importante perché viene messo su, praticamente salta tutta l'impostazione collegiale della scuola, altrimenti no, ma al di là di questo è sintomatico di un messaggio che ne viene fuori dalla società, o meglio da quel pezzo di società dove viene allevata la classe dirigente del domani, no? Se noi vediamo anche i dati sulle iscrizioni, il 53% degli iscritti alle scuole superiori hanno scelto anche ieri, e si è chiusa l'iscrizione, i licei, proprio per questo tipo di impostazione. Ma al di là di questo, già dalle scuole di base, se viene lanciato un messaggio di questo genere, immagina tu con quale tipo di motivazione… E che percorso formativo avranno? Ma qual è il problema? Non perché deve essere la scuola, non è una scuola delle d'Italia, bocciature, ecco. Perché
peraltro c'è una ricca, una ricca letteratura, non a caso molti di noi si ispirano al pensiero milaniano che è contro la bocciatura, ma questo non significa però che dinanzi alle difficoltà, si aggira quello che è il livello formativo. Esatto, si aggira l'ostacolo e si trova il motivo per il modo per deviarlo. Vanno abituati, peraltro, in una società fortemente competitiva, fortemente diciamo, meritocratica, ma più che meritocratica, diciamo che sono con le antenne puntate, quindi c'è non è più quella serenità tipica della società di una volta, è una società dinamica e competitiva che esclude con una facilità terribile, e siccome le difficoltà aumentano, stanno aumentando, non stanno diminuendo, se noi non creiamo gli anticorpi giusti diciamo una società fluida, poi ecco perché poi tu trovi poi in età giovanile e poi successiva adulta questa debolezza dal punto di vista caratteriale, cioè tu devi pensare a una cosa. C'è una crescita esponenziale del ricorso allo psicologo, all'età di fanciulli. Ma capisci che questa era un'età della spensieratezza, era l'età che dovevano scoprirlo e farlo proprio poi attraverso conflitti, attraverso confronti serrati, attraverso una serie di dinamiche che sono principalmente poi dell'età adolescenziale e giovanile. Un'altra cosa, un sistema dequalificante in una scuola non fa altro poi che agevolare la crescita del famoso bullismo. Allora, intanto tu non mi puoi bocciare, io posso fare e disfare a mio piacimento, la scuola non è altro che un parcheggio per i miei desideri. Il problema è questo, che si crea una tra virgolette cultura per cui tutto deve essere messo su un vassoio, tutto deve essere ovattato, e questo è in contrasto terribilmente con la società fuori, che non lo è assolutamente, per cui si ha una crescita che è una crescita in debolezze, no? Una crescita in forza, e poi sarà la società fuori a creare disastri, nel senso che la società non la si affronta con la dinamica giusta, non si affronta con gli anticorpi giusti, e poi vengono le delusioni, vengono le crisi. Cioè, tutto ciò dominare una società come l'attuale non è semplice. Tu pensa un attimo, però io mi sono chiesto anche, se questo messaggio proviene non da fuori, ma dall'interno della scuola, significa che ormai questo tipo di modo di pensare Tutto di una quotidianità. No, ha fatto praticamente è la routine, sì. Vale a dire, si è consolidata, per cui entriamo nella normalità delle cose. Esatto, e diventa normale invece il ragazzo che vuole studiare per poter eccellere. Allora, da cosa ne nasce questo? L'altro giorno io sono stato in un incontro con la professoressa Zanetti, è una professoressa dell'Università di Pavia, che praticamente fa degli studi sulle plus cosiddette dotazioni, vale a dire quei ragazzi particolarmente brillanti che nella scuola, ma non solo nella scuola, poi rischiano l'espulsione perché sono visti come forme anomale. Una volta lo si scherzava il secchione di classe, no? Ma era valorizzato dalla stessa classe. Oggi mi spiegava proprio questo, ci stanno studi ben precisi, quindi c'è un disadattamento dei cosiddetti plus dotati, cioè coloro i quali sono come pesce fuor d'acqua in quel determinato ambiente. Con una forma di ghettizzazione che non è più considerato valore, quella dinamica, cioè valore della società, è il diverso. Quindi è nata una branca. Oppure molti ragazzi, pur essendo preparati, hanno paura di manifestare quello che hanno come si dice portato dentro di sé, e fuggono. Cioè, oppure se vogliono rispondere a quelle precise domande con ampiezza di vedute, fanno di tutto di deviare il discorso per non apparire diversi. Tanto è vero che mi ha detto,
E mi ha fornito anche alcune indicazioni. Esiste una branca della psicologia proprio all'Università di Pavia che lei, attraverso anche collegamenti con altri paesi, perché è una tendenza non solo italiana ma tipiche di altri paesi cosiddetti sviluppati, proprio per tutelare questo tipo di presenza all'interno delle istituzioni educative. Allora, tornando, il 5 significa questo, significa che per valorizzare anche una proposta si arriva anche così, per cui noi troviamo che la scuola non costituisce più un ambito di protezione del ragazzo, ma di protezione e informazione, perché protezione non significa tutelarlo da tutte le bizze della società, significa formarlo, ma per formarlo occorre non soltanto un'istituzione scolastica, un'istituzione formativa, occorre uno stile, sì. una cultura, questo del modo di pensare. Cioè, ma tu pensi se dalle nostre parti avessimo ipotizzato interventi di questo genere? Ma questo però che cosa ha fatto? Poi vedremo i risultati, già ne abbiamo rispetto a un modo di pensare così, che ormai è datato da 30-40 anni, il cosiddetto analfabetismo di ritorno. Il risultato di quella scuola praticamente che ha regalato è stato che tornando abbiamo avuto l'analfabetismo di ritorno. In questo caso il danno sarà maggiore, perché siccome la società non abbiamo consentito di poter crescere secondo le proprie capacità, sviluppare le competenze che ciascun ragazzo ha, dare alla società cittadini democratici che sappiano affrontare i problemi ma rendersi utili alla società stessa. Poi non ci dobbiamo meravigliare sulla classe dirigente. Perché come la classe politica è frutto di quella scuola che loro hanno posto alla loro attenzione. De Mita, acuto nelle analisi nonostante la sua veneranda età, un giorno ha detto: qual è la differenza tra questa classe che lei ascolta la mattina e la sera sui social e probabilmente non va mai al Parlamento e quella passata? Dice: quella passata avevamo tantissimi difetti, ma una cosa era certa, che era l'università che entrava nel Parlamento. Adesso invece c'è la fuga dell'università, dice. Prima ci si lamentava che arrivavano professori universitari, Aldo Moro, giovanissimo, che arriva alla Costituente, era una cosa prestigiosa. Oggi invece viene sbeffeggiato il titolo di studio, anzi se ne mena avanti chi non ce l'ha il titolo di studio. Allora, questa è una cultura, tra virgolette, perché è un disvalore a tutti gli effetti, che parte da quel famoso soglia del 5 e poi avrà i suoi risvolti. Come l'analfabetismo di ritorno, che è il frutto di una forma di sonnolenza delle istituzioni educative che hanno scialacquato. Vorrei raccontare un aneddoto che potrebbe a tanti telespettatori che ci ascoltano dir niente o poco. Io ho avuto il piacere di conoscere il direttore generale Maniaci. Venne in Calabria, discutendo a pranzo avevamo amici comuni. Un suo compagno di università era nato a Gioiosa. E quindi il discorso continua. Mi ha dato alcuni numeri di telefono dove potevo direttamente conversare con lui in un determinati momenti, che non sto qui a dire quali, e mi faceva notare il suo percorso universitario, alcuni esami dati all'università, allora quando un professore disse al giovane studente universitario che cosa aveva trovato nel libro che era appunto di approfondimento per quella determinata disciplina. Il giovane studente dice che il libro era ben fatto, però aveva trovato un punto non chiaro nell'esposizione del testo. Il professore titolare di cattedra, eravamo a giurisprudenza a Messina, allora Messina dettava legge nel campo del diritto, prende sfoglia, trovano quella pagina, effettivamente il professore se ne è reso conto che era non tanto esplicitato quel pensiero. Dice: non ho niente da chiedere, mette il massimo del voto, ci può andare.
conversando a pranzo con lui, dice: io ho raggiunto questo risultato, oggi sono direttore generale in virtù di quella scuola che mi ha messo nelle condizioni di poter pervenire a questo risultato. Certo, cioè, che cosa voglio dire con questo? Anche se qualcuno può sembrare un argomento tedioso, che la scuola, se ti forma, i raccomandati ci sono stati, ci sono e ci saranno, però quello che è tuo nessuno te lo può mai prendere. Non solo, ma educare e formare ad affrontare le difficoltà della vita, penso che sia la cosa principale di qualsiasi istituzione formativa, perché trovarsi la strada spianata non sarà di nessuno, perché degli inciampi nella vita, è inutile dire che tu cerchi di anticipare e di evitare gli ostacoli ci saranno e bisognerà attrezzarsi ad affrontarli. Questa è la crescita dell'uomo, quando si parla dell'uomo e del cittadino come membro della comunità, dell'uomo come singolo, uomo inteso come persona. Se tu non hai le attrezzature e la formazione adatta per affrontare le difficoltà, è chiaro che dinanzi poi agli ostacoli ti fermi. Quindi la sconfitta non è mai, per un educatore, la sconfitta non è mai un giudizio finale, la sconfitta fa parte del percorso. Ecco, allora, perché è fuori luogo. Forse l'abbiamo fatta lunga, però questo nostro messaggio va soltanto a coloro i quali pensano di essere ostativi ad una determinata crescita, a mettere paletti che noi pensiamo invece che deve essere tutto ciò evitato. Bisogna creare per ogni alunno un percorso che possa svilupparlo nella propria interezza, ma mettere questi veti, questi voti come momento ostativo all'evasione scolastica non sta che a significare che la scuola stessa perde i propri contenuti e non dia alle famiglie quello che loro intendono porre, cioè quell'investimento in quel capitale invisibile che poi dovrà divenire un giorno un elemento di colonizzazione per le popolazioni più deboli. Forse l'abbiamo fatta grossa, però abbiamo cercato con questo nostro dire, prendendo lo spunto di quel che sta avvenendo alla scuola media Visconti di Roma, che se le cose, perché quello che potrebbe apparire poco o nulla oggi, sarà domani troppo e difficilmente da arginare, perché quel sassolino che viene buttato sullo stagno, come dicevamo tante volte, poi farà cerchi concentrici, si allargerà sempre più. E quella proposta poi diventerà non la proposta di quel liceo, ma di tante, cioè di quella scuola media, ma di tante scuole medie che verranno in quella scuola il punto di riferimento per i propri curriculi formativi. Cioè, questo è il mio discorso, Vito. Cioè, non è la singola scuola che poi si allargherà a macchia d'olio e farà sicuramente è il modo di pensare che diventa un'attività comune. Noi siamo vicini a quel corpo docente che vuol far di quella scuola un punto di riferimento per la crescita dei nostri ragazzi, e in questo momento mi pare che sia di non poco conto. Ciò detto, andiamo ad analizzare che cosa avviene nelle nostre contrade. I vescovi, noi vediamo una foto che abbiamo già stamattina visto in tanti giornali, la conferenza episcopale calabra. Tema discusso era regionalismo preoccupa. Anche i vescovi si sono interrogati su questo argomento. Per i processi di regionalismo differenziato che è in atto e che è stata espressa dai vescovi calabresi nel corso della riunione della conferenza episcopale regionale che si è svolta a Reggio Calabria ed era presieduta dall'arcivescovo Vincenzo Bertolone. I vescovi calabresi sottolineano che con la legittima autonomia dei territori si possa pervenire ad incrinare il principio intangibile dell'unità dello Stato e della solidarietà, generando dinamiche che andrebbero ad accrescere il forte divario esistente tra le varie aree del paese, in particolare tra il sud povero, il nord opulento, da qui l'auspicio da parte dei presuli calabresi di una più seria riflessione
sulla questione politica, ma anche delle università nell'ottica di una prospettiva di sviluppo unitario che riduca le storiche differenze che si sono nel tempo consolidate. Però loro dicono, però vi sono delle norme, bisogna che la politica si interroghi su queste cose, anche dalle nostre parti. Tu eri presente quel giorno a Siderno, quando si parlava di regionalismo, quando qualcuno ha posto in quella sala affollata che si voleva addirittura dividere l'Italia, mentre nessuno ha mai pensato, un solo intervento, è inutile dire chi l'ha fatto, ha messo in evidenza che vi è una legge dello Stato che sta ai nostri politici sapersi inserire, recepire e porre un messaggio che sia consono a quella che la norma generale propone, o no? Allora, io certe volte da questo punto di vista, ecco, bisogna contestualizzare quando avvengono determinate scelte. In Italia il regionalismo è stato introdotto nella Costituzione repubblicana, no? Però nell'articolo 5 della Costituzione si parla che l'Italia è una e indivisibile, quindi ha avuto la preoccupazione il Costituente di fare la premessa dell'articolo 5, dopodiché dice promuove le autonomie locali e poi si va nella parte della Costituzione 115, 116, 117 dove si parla del decentramento. Originariamente era considerato decentramento amministrativo, così era concepita dal Costituente. In Italia le regioni vengono istituite nel 70 sulla scia di una, si veniva dal boom economico, dall'espansione economica, e si parlò sempre di decentramento amministrativo, deleghe che lo Stato avrebbe dovuto avere, con deleghe in determinate materie, con cosiddetta legislazione regionale, a parte della legislazione tenuta dallo Stato, quella era fondamentale e così via. Peraltro nelle regioni, se ricordiamo, erano istituiti i cosiddetti comitati regionali di controllo, i Coreco, così veniva definito, che esaminavano gli atti amministrativi, se li ritenevano non conformi li restituivano e così via. Quindi l'Italia, anche nel momento di massima espansione, quando il concetto era stato in qualche modo, non dico superato, perché dell'unità nazionale noi siamo stati sempre preoccupati, perché noi non siamo riusciti purtroppo in un secolo e mezzo a unificare questo benedetto paese nel modo più assoluto, figuriamoci se non c'è stata sempre la preoccupazione che si scardinasse l'unità dello Stato, per una tradizione localistica che abbiamo, storicamente localistica, no? I comuni sono l'unica realtà che in pratica si sono consolidati nel nostro paese, il resto non siamo riusciti a superarlo, cosa invece che ha fatto egregiamente la Germania nello spazio di 20 anni, no? Dal momento in cui è caduto il muro di Berlino in poi. Noi questa situazione non l'abbiamo mai avuta sotto controllo, per cui il legislatore responsabile sempre ha avuto questa preoccupazione, è andato sempre con i piedi di piombo, pur riconoscendo che alcuni aspetti vanno sicuramente affrontati a livello locale, diversificati. Però come avviene adesso la regione, questa richiesta massiccia di autonomia, se uno legge i 26 punti richiesti dal Veneto, mi ricordo se è 21 o 26, ma comunque rientrano 21 o 26 materie, ad esempio persino la regionalizzazione del personale della scuola, vale a dire la scuola. Capisci che è fatto con uno scopo ben preciso, cioè quello di mantenere una fiscalità maggiore di ritorno. Però anche pure prima vi era consentito che un buon 15% dei programmi potevano essere differenziati su quel che riguarda la realtà regionale. Lì siamo per curvare l'attività al luogo, quindi al territorio. Qui invece si parla di regionalizzazione, cioè trasferimento dallo Stato e diventa dipendente regionale, che non è che sia poi una preoccupazione. I programmi
programmi devono essere nazionali. Allora, se si arriva a questo, si arriverà poi che ognuno rivendicherà in passato altro. Non solo, siccome la preoccupazione principale che spinge verso questa regione, ecco perché io condivido la preoccupazione dei vescovi calabresi, è di trattenere più fiscalità laddove viene maggiormente prodotta, allora significherà ancora di più accentuare le due velocità, perché siccome dal punto di vista l'identità nazionale la si vede proprio da questo elemento, si vede dalle risorse che vengono impiegate dallo Stato che non fanno la distinzione dove sono state prodotte, altrimenti che senso di unitarietà c'è all'interno dello Stato. Quindi la preoccupazione dei vescovi, secondo me, calabresi, è data dal fatto che questa richiesta massiccia di autonomia avviene in un momento storico in cui non è con una visione nazionale che si affronta il problema, cose che invece l'abbiamo nel regionalismo della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, perché c'era una visione di unitarietà dello Stato che nessuno metteva in discussione. Oggi invece viene, dopo che noi ci portiamo dietro da più di 20 anni, una campagna massiccia contro prima Roma ladrona, contro il Sud, siccome viene dopo all'apice di questa escalation, la preoccupazione secondo me è più che legittima e si sposa e si legge con il dato momento storico che vede la caduta verticale del senso dell'unitarietà dello Stato, per cui penso che questo non sia proprio opportuno farlo in questo contesto. Diverso invece è il regionalismo nato sulla scia del boom economico degli anni 60. Ma erano altri tempi. Ora passiamo da questa realtà dei vescovi, sempre visto però in prospettiva diversa. Vi è un rapporto del 2018 dove, questo rapporto lo vediamo sulla stampa, sul Secolo XIX, su tanti altri documenti che vengono poi affrontati dalle realtà o dalle testate nazionali, il rapporto della Fondazione CEIP che è stato presentato a Roma, dove si parla di una informazione distorta per quel che riguarda la realtà migratoria, cioè dove dice che aumenta il numero degli over 50 in cerca di lavoro al di fuori del nostro paese, crescono gli italiani all'estero e non solo i giovani, il rapporto italiani nel mondo della Fondazione Migrantes che certifica che aumentano proprio queste persone oltre la fascia di mezza età per andare alla ricerca di un lavoro, che sale il numero dei pensionati che scelgono di trascorrere la loro vecchiaia o della loro terza età in un paese diverso dal nostro. Abbiamo visto tanti servizi televisivi che provengono da alcune zone ricche dove loro dicono che con la pensione riescono a vivere, di vivere bene fuori dal mondo, fuori dagli affetti principalmente, perché molte volte è molto semplice, pur avendo una pensione irrisoria, ma anche grandi pensioni, me ne vado in un paradiso. Ma questo paradiso che cosa si intende? Io mi sono chiesto più di una volta. Avere una bella casa che si affaccia su una costa di un paese qualsiasi d'Europa o dell'America Latina, in una isola felice. Ancora alle nostre parti, al di là del miglioramento della qualità della vita, esistono dei valori. Il valore della famiglia, che sicuramente poi se mutuando Verga saremmo come l'ostrica allo scoglio, che sarebbe molto bene andarci in questi paradisi, ma non pensando che cosa abbia lasciato, ma principalmente le nostre radici. Cioè, io mi pongo molte volte questo tipo di discorso, ma vale la pena anzitutto andare a trascorrere questo mondo in realtà come il Portogallo, la Thailandia, Cuba, che sono, dice, paesi fiscalmente e meteorologicamente vantaggiosi? Io penso di no. Però, ecco, dobbiamo anche capire e ragionare con la testa altrui.
Questo sta alle cose, Vito. Questo grande rapporto che noi vediamo su più pagine ci lascia anche intendere qual è la realtà che si vive nel nostro paese. Allora, tu hai affrontato un aspetto che sì, ormai la televisione e i mass media ne parlano quotidianamente, di questi che non riescono con la pensione, quindi sono praticamente emigranti di scelte per vivere la terza età in modo più comodo rispetto a quello che si vive nel nostro paese. Però è sicuramente marginale rispetto a tutto il rapporto migrantes che è stato fatto, perché il rapporto è centrato in particolare sulla crescita. L'anno scorso abbiamo avuto 128.139 italiani che hanno spostato la propria residenza oltre i confini nazionali, quindi questa soltanto in un anno sono andate via 130.000 persone. Crescono peraltro i nuclei familiari che decidono di trasferirsi all'estero. Questi sono stati l'anno scorso praticamente all'AIRE, noi abbiamo 24.570 minori e il 16,6% ha meno di 14 anni, quindi vuol dire che si trasferiscono con le famiglie. Però di queste 128.000 persone che hanno spostato la loro residenza all'estero, noi abbiamo che 48.000 unità, che rappresentano quindi quasi il 40% degli espatriati, sono giovani tra i 18 e i 34 anni. E un altro 25%, che sommato quindi sono quasi il 65%, è composto da giovani adulti tra i 35 e i 49 anni. Quindi vedi che più del 60% di questi 128.139 italiani che l'anno scorso hanno trasferito la loro residenza sta in un range che va da 18 anni a 50 anni. Quindi, e questo pone dei problemi, perché sempre l'anno scorso, ci dice questo rapporto, si è constatato che solo un terzo degli espatriati italiani poi fa il rientro, i due terzi rimangono là dove hanno deciso di trasferirsi, quindi rimangono all'estero. E questo crea un problema sia dal punto di vista della natalità. Per esempio, l'anno scorso noi abbiamo avuto 15.000 neonati in meno rispetto all'anno precedente, e noi l'anno scorso abbiamo avuto il record storico in negativo, soltanto 458.151 nascite. Ma tu pensi all'altra cosa, che da questo documento emerge pure un'altra cosa. Da questi, dai 422 italiani in Australia portati in centri di detenzione per immigrati irregolari. Questo è per quanto riguarda quello oltreoceano, perché la maggior parte dei nostri immigranti, degli italiani senza tetto e persone con problemi psichiatrici a Londra, dalla crescita del numero di studenti di lingua cinese già durante le superiori al crollo del Regno Unito, dal doppio Brexit tra le mete scelte per l'emigrazione, che la Germania torna ad essere invece la prima scelta. Non solo, ancora. Questo che cosa? A parte la Germania ha 20.000, ha 20.000 italiani che hanno scelto di risiedere, perché poi dopo la Germania il rapporto ci dice che è l'Inghilterra, poi la Francia e poi a seguire Spagna e così via. Ma c'è un dato ancora che ci deve far riflettere: il 30% di questi giovani sono laureati. Dice il rapporto, si tratta di risorse che vanno a impoverire il tessuto economico del paese, in quanto un laureato costa all'Italia 164.000 euro. E che di conseguenza non può dare poi al suo paese. È un ricercatore, perché poi che cosa scopre questo? Un ricercatore è costato, che se ne va allo Stato italiano, 228.000 euro. Perché questa analisi viene fatta in questi termini? Perché noi investiamo e poi non abbiamo l'opportunità di poterli inserire in un contesto produttivo. Fino a poco tempo fa si è constatato che la maggior parte degli spostamenti erano dell'Italia meridionale. Non è così. I centri maggiori da cui sono andati sono via... Sono le città dove hanno un'università opulenta, di formazione. Sono Milano, Torino, Bologna, sono le città universitarie. Alla Bocconi trovano maggiore sbocco di ragazzi che vengono dalle università del sud. Benissimo, infatti che cosa dice il rapporto?
Si sono interrogati i rilevatori di, questa, di questi dati, dicendo, e gli analisti, perché provengono da città avanzate, da città anche economicamente con un'esplosione economica che non ha paragoni con il resto del paese come Milano. Provengono perché la maggior parte fanno parte di quel 30% che si è formato nei centri di ricerca dei universitari italiani e che prendono la via degli altri paesi europei. Da qui sta che lo Stato italiano paga 164.000 euro per formare un giovane fino alla laurea e paga 228.000, spende 228.000 euro. A questo calcolo non viene ad essere inserito quello che spendono le famiglie, quindi è un investimento che si fa nei confronti dei paesi stranieri. Ancora, questo è un altro dato, i paesi di destinazione sono Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera al quarto posto, al quinto posto la Spagna e l'Irlanda e così via. Sono paesi che hanno innanzitutto un trend demografico diverso dal nostro, perché è compensato dall'arrivo degli stranieri. Il nostro trend demografico non viene ad essere tenuto costante neanche con la presenza straniera. Ecco perché è strumentale quello che si dice che noi abbiamo un'invasione di stranieri. Non è assolutamente vero. Se si pensa, non riusciamo a tenere le nostre intelligenze. Allora, se si pensa che il paese con un più alto indice di stranieri in Europa è proprio la Germania. La Germania è al primo posto. Poi viene sempre il Regno, e quindi la maggior parte di quei paesi che hanno una presenza straniera più alta sono quelli dove sono diretti i nostri figli. Quindi in questo caso sono paesi che attraggono sia dal punto di vista dell'opportunità, perché l'altro dato che viene rilevato è questo: alla domanda della ricerca, perché si va via, a parte la questione economica, dice ricerca di indipendenza economica e di un'occupazione necessità di ordine sentimentale o culturale, dal bisogno di sentirsi professionalmente realizzati all'urgenza di inseguire nuove opportunità di vita, dal voler confrontarsi con altre realtà al rifiuto di un sistema nazionale, quello italiano per l'appunto, in cui non ci si identifica più. Ecco, questa è la risposta più completa che viene data a questo campione. La ricerca viene fatta da Migrantes, che è un centro studi della Chiesa, e quindi di tutto rispetto. L'identificazione dell'italiano che va via è proprio questo, cioè il sistema nazionale, quello italiano, non è più un sistema in cui un giovane si possa autenticamente identificare. Questa è una bocciatura di quella classe dirigente di cui parlavamo prima, e questa non è quella classe dirigente che si vuol formare con il 5 minimo. È quello che ha avuto il coraggio per andare all'estero, così come affrontare altre realtà. Non è che si tratta di fare una passeggiata, oppure come pensa Salvini per gli immigrati, che sono così, vanno via a cuor leggero. Vanno lì affrontando tutte le difficoltà che un contesto straniero comporta, quindi con tutto quello che comporta. Non è che si arriva lì e ti mettono un piatto d'argento, significa conquistarsi degli spazi, ma ripeto, un terzo di quelli che vanno via non ritorna. È logico. Un'altra cosa, e ritornando all'assunto precedente, le famiglie investono per quel che riguarda la scuola. Il Corriere della Sera di stamattina pone un problema alquanto importante. Le iscrizioni ormai si sono fatte, abbiamo i dati statistici, le iscrizioni a scuola per il prossimo anno scolastico, e andando ad analizzare la mappa sul territorio nazionale delle scelte formate attraverso queste griglie, che le famiglie hanno indirizzato i figli nei licei.
un terzo dei ragazzi soltanto preferisce un istituto tecnico e che i professionali sono ancora in calo. Mentre prima le scuole professionali che potevano indirizzare i giovani in una realtà di mestierato, di attività professionali, oggi le vediamo che sono in calo. Ma quello che maggiormente ti lascia intendere è che il liceo classico ha una buona percentuale, diciamo che il totale dei licei è sul 55,4%, il liceo linguistico un 9,3%, i licei scientifici la fanno da padrona con il 25,5%, poi scienze umane 8,3%, licei musicali l'1%, un liceo artistico il 4%. Cioè al 55,4% dei licei si contrappone gli istituti tecnici con un 31%, e queste scelte dovrebbero anche indurre a pensare. Vi abbiamo pure, io guardo qui su queste tabelle, gli istituti professionali con un 13,6%. La famiglia investe, indirizza, anche se poi sono le stesse scuole che si rendono interpreti con i loro piani di studi a proporre a questi ragazzi, ma fino ad un certo punto, perché a 14 anni ognuno può avere come indirizzo una visione, questo mi piace, ma successivamente non potrà dirlo, perché va a porsi in essere quel sistema che tu vai a scegliere, quell'indirizzo di scuola che poi ti offrirà una opportunità di lavoro. Cioè è inutile dire vado il mio figlio lo mando in quella scuola perché gli piace. Questo piacere sta mutando oggi un certo modo di pensare, perché induce a riflettere, e la famiglia sceglie quell'indirizzo dove possa poi il giovane pervenire ad un'attività lavorativa. Sì, è anche vero che deve essere fatta su due binari: da una parte guardando, come si suol dire, al mercato del lavoro, però dall'altro bisogna puntare, secondo me, quelle che sono le tendenze e le parti, diciamo, i punti di forza della formazione del ragazzo, perché deve anche scoprire un interesse, deve scoprire un percorso che lo aiuta anche a tirar fuori, ecco, la maniera, a tirar fuori l'aspetto della sua scelta, riconoscere in se stesso. Per questo è l'aspetto del, non è tanto di indirizzarlo secondo la volontà della famiglia, non è questo, la famiglia è fuori dubbio che nella legge generale non sia così. Però vedi, anche questa mappa della scelta, no? L'Italia si conferma che il 55,4%, quindi la stragrande maggioranza della popolazione scolastica, si orienta verso i licei, vale a dire verso una cultura che sia più generalista e classica, anche se i licei scientifici la fanno da padrona, perché la maggior parte, il 25%, si iscrive, sceglie il liceo scientifico ritenendolo più completo, e in particolare quello con scienze applicate, con tutte le innovazioni che sono state introdotte. Però si va verso questa formazione più generalista che specialista, è una caratteristica della scuola italiana, non da oggi, anche del passato. Però se questo tipo di scelta non è incanalata anche con le università, cioè il percorso, e con le altre forme di formazione, diciamo, superiore, alta, cosiddetta alta formazione, e non c'è questo canale, il rischio è che il mercato del lavoro non lo si intercetta, perché vede, adesso si sta discutendo di reddito di cittadinanza, no? E questo ti denota, io personalmente non è che io sono contro il reddito di cittadinanza, però come la vedo già impostata, io vedo che non c'è un disegno. Tu mi devi dire, adesso assumono 9.000 navigator, sono andato a vedere, dice, laureati in giurisprudenza, non mi ricordo, tutte le discipline, diciamo. Probabilmente si tratta di ragazzi che non sono entrati nel mercato del lavoro, non so chi andrà a fare un contratto di cococò, necessariamente andrà chi non ha opportunità, vede anche nel navigator un'opportunità. Ora, secondo te, il navigator che già non ha un suo lavoro stabile, immagino,
può indirizzare un ragazzo a trovare una scelta di lavoro, può affiancarlo. Questo è un punto interrogativo. Un punto interrogativo. O non è anche un'opportunità occupazionale in sé, sia pure temporanea. E se questo. Invece, cosa manca nel nostro paese? Manca questo collante, questa continuazione tra gli ordini di scuola di formazione, chiamiamole di base e superiore, con il mondo dell'alta formazione e della formazione universitaria. Perché se poi il mercato del lavoro ti chiede, come sta chiedendo, non so, specialisti nei torni, che è tipico degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Se tu poi hai una formazione che è una formazione, un altro tipo di formazione che non è indirizzata, tu che opportunità gli puoi offrire? Gli dici, io ti offro di andare a fare, non so, il capo reparto di torneria, oppure in un'officina meccanica di alta specializzazione, mica puoi andare là così perché il posto è libero, né lo puoi formare con un corso di formazione di 3 o 4 mesi. Apre poi le porte. Per questo ti dico, quello che va rafforzato in Italia non è soltanto quello del sostegno, come introdurlo nel mondo del lavoro, ma quello di creare un canale di formazione che intercetti la scuola di base con la scuola superiore e l'alta formazione e l'università. Se questo canale non è ben strutturato, poi ti trovi che saranno tutte cose rabberciate. Che fa un navigator che entra in un, per esempio, entra negli questi, come si chiama, i centri per l'impiego e indirizza dove? Come indirizza? Allora, qual è la struttura e il percorso che gli può indirizzare? E poi lo formi 2 o 3 mesi tu una persona, sì. Con 2 o 3 mesi si forma una persona. Ad esempio, il vecchio mastro, no? Sì. Che era una scuola, no? Ma scuola nel vero senso della parola. Era una scuola di formazione, sia pure con caratteri diversi rispetto al concetto che abbiamo ora di scuola, però significava che il ragazzo che voleva fare il muratore, ad esempio, e mica si improvvisava muratore, iniziava quel suo percorso, ma quello era un percorso formativo, era sperimentato. La sera preparava calce di più per poterla poi... Ma quello che cosa significava? Lavorare. Quello è stato fatto e costruito quel percorso in modo empirico, cioè l'esperienza ha portato, però si capiva che per poter avere un professionista, in quel caso dell'edilizia, doveva avere un percorso. No, vi era pure una genere. Cioè, anche una serie di cose che era formativa. Io ti dico che io ho parlato con tanti giovani per quel che riguarda questo reddito di cittadinanza. Guai a pensare che io ce l'ho col tizio o Kencaio. Io penso che questi soldi avrebbero dovuto essere spesi per dare opportunità di crescita e di occupazione definitiva. Così facendo, qualcuno mi ha detto, io intanto preparo la domanda, sicuramente per un anno e mezzo, 2 anni, quanto saranno, io percepirò 780 euro. E dell'approccio euro, più sbagliata, no? O 780 euro che vedo in mezzo alla strada e che mi saranno utili certamente, però fino a quando dura... Tutto va bene, madame la Marchese, quando si chiuderanno i rubinetti, però, ho soltanto allora, un beneficio. Però tornando all'iscrizione, tu ti spieghi il perché. Il motore dell'economia europea, la Germania, ha una struttura di istituti professionali che sono all'avanguardia. E lì non, questa scelta non viene rispecchiata come nel nostro caso, no? Perché qui sembra quasi una necessità per determinate famiglie che hanno obiettivi particolari di indirizzarli verso i licei, ma non è questa la strada di un'economia, perché l'economia tedesca, che è l'economia più forte, veloce, più forte, ha un sistema di istruzione professionale e tecnico che è all'avanguardia, quindi significa che noi questo dato sull'istruzione tecnica sul dato e l'istruzione professionale è perché non si è prestata adeguata attenzione di strutturare dei percorsi. Ci sono state delle scuole che sono lasciate poi in balia di interventi ma che questo, non avevano un ritorno sul territorio. Ma questo perché? Perché chi concepisce il sistema della formazione
non ha dato il giusto rilievo. Io penso che soltanto ad andare a vedere quello che è stato fatto in Germania nel campo dell'istruzione tecnica, dell'istruzione, che sono poi quelle che l'equivalente ci nostro sono tradotti in occupazione, allora, noi lo potremmo benissimo chiamare liceo tecnico, mettendo il liceo pensiamo di nobilitare, se proprio si tratta di nobilitare quelli sono dei licei tecnici, dei licei professionali a tutti gli effetti, quindi non è un problema, è un problema nostro, perché l'istruzione tecnica e professionale è necessaria per la formazione, e se ben incanalata diventa uno strumento di crescita sia formativa che di finalità occupazionale. Non solo, successiva. Ma il singolo che poi può inserire nel proprio contesto non è, anche allora, non è un dalla caso. Regia ci richiamano ancora una volta, la prossima volta parleremo di shopping festivo dimezzato, nei corsi aperti per 26 domeniche, ne parleremo di quel clochard che bruciarono per gioco e nessuna condanna per i responsabili, di quel Prince asilo negato e salto sui binari quando dice non ce la faccio più. Partiamo da queste realtà che ci toccano poi anche da vicino, noi ci concediamo da voi, vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali, pensiamo di avervi fatto cosa gradita, mettendo sul tappeto aspetti non secondari di questa nostra realtà quotidiana. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo un buon proseguimento con i nostri programmi. La buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli scontri. Dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.